La lotta dei tecnici amministrativi è, secondo me, una buona notizia. Non ha molto a che vedere con il passaggio da un rettore all'altro. Io ho letto la lettera di Morzenti e l'ho trovata un po' deludente perché stizzita forse dal momento, ma i problemi erano sul tappeto da tempo, erano stati posti dai tecnici amministrativi da tempo. E devo dire il modo con cui il nuovo rettore pone la questione mi sembra un po' discutibile, cioè come se esistessero dei vincoli tecnici immodificabili e indiscutibili. Ora, i punti che i tecnici amministrativi sollevano mi sembrano sacrosanti e tipici della condizione lavorativa in generale, della condizione lavorativa oggi e della condizione lavorativa in università e nella nostra università. La questione degli scatti, quindi se vogliamo la retribuzione bloccata da tempo immemorabile, l'organico sottodimensionato, questo è vero in generale, ma è particolarmente vero a Bergamo, che pure le risorse le avrebbe. Questo fatto che è un po' inquietante, ma appunto diffuso, che passa dall'impresa privata al pubblico e in qualche modo anche viceversa, cioè il volere distribuire i soldi e quindi confermare il comando dall'alto con una valutazione molto individualizzata e spesso dei tratti arbitrari. A me, ripeto, sembrano delle questioni giuste e ritorno al punto da cui iniziavo, cioè il conflitto è benvenuto perché si oppongono qui due logiche, la prima è quella del siamo tutti una famiglia, la seconda è quella in cui esistono degli interessi contrapposti e più specificamente esistono dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che debbono avere voce in capitolo, non esiste solo il comando del lavoro sul lavoro più o meno, come dire, ben intenzionato e ben indirizzato. Io vorrei ricordare che nella nostra università c'è stata e ha avuto anche un po' di difficoltà a svolgerla perché l'Ateneo si è mosso abbastanza contro una ricerca promossa dall'FLCCGL che aveva come interlocutori tutti i lavoratori dell'Università di Bergamo, sia i tecnici amministrativi che la cosiddetta docenza, che sono un po' attraversati da problemi sì distinti ma anche simili. Io ho detto e purtroppo non è vero al 100% che coinvolgeva tutti i lavoratori, ma di questo c'era coscienza. Bisogna sapere che l'università in generale, l'Università di Bergamo in particolare, sono un po' in piccolo il paradigma di quella che è la condizione di lavoro oggi. Ci sono per esempio i lavori delle cooperative che non rientrano nei contratti standard, che so, entrando in università io a sinistra ho il portierato e sono in una posizione fortemente precaria e fortemente ricattabile. C'è il precariato e il non precariato nelle varie fasce. Esiste il problema dell'esternalizzazione, per esempio il lavoro dei tecnici in parte interno, in parte esterno, per mansioni molto simili. Queste sono tutte condizioni che dividono. E la seconda buona notizia, oltre al conflitto sui diritti dei lavoratori recente, è il fatto che almeno i tecnici amministrativi abbiano raggiunto una certa unità su questi punti. Questa ricerca è stata, come dire, ha rivelato come la cooperazione che fa funzionare l'università sia spesso spontanea, venga dai lavoratori, in particolare dai tecnici amministrativi, che vanno contro le due forze dominanti, che sono l'aziendalizzazione e la proceduralizzazione, questa è la mia conclusione, diciamo così, del come stanno le cose, e riescono a far funzionare la macchina. L'unica cosa che forse è mancata fino ad adesso, e io come dire ci metto il mio piccolo mattoncino come altri, ma bisognerebbe fare di più, è un'esplicita solidarietà
della docenza rispetto a queste lotte. Sarebbe per esempio bello che i vari dipartimenti facessero un proclama in questo senso, o che si trovasse una forma esplicita per rendere nota alla cittadinanza il fatto che la docenza sa che i buoni risultati che questo Ateneo ha ottenuto e il lavoro stesso della docenza si giovano del lavoro dei tecnici amministrativi, che è letteralmente la base e il fondamento di questa università.